Gentili colleghi, care colleghe, buonasera. Sono qui ancora una volta per parlarvi ovviamente di Covid. Sarò breve stasera. Il video è dedicato di fatto solo ai colleghi della Romagna, perché è uscita l'ordinanza regionale 23-2021 che entra in vigore oggi. Quindi 2 marzo 2021 e sarà efficace fino al 14 marzo 2021. Dicevo, interessa solo una parte della Romagna perché di fatto vedremo poi in quali comuni questa normativa andrà applicata. Vengo subito al sodo. Nelle aree che poi appunto andremo a vedere, viene vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all'interno dei territori medesimi. Diciamo che da questo punto di vista è come se diventasse una zona rossa, nel senso che anche all'interno dei comuni è vietato lo spostamento. Ovviamente, salvi i soliti motivi che ormai conosciamo, esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute. Sono comunque consentiti spostamenti anche verso altri comuni, qualora siano strettamente necessari per lo svolgimento della didattica in presenza, ovviamente nei limiti e nei territori in cui la stessa è consentita. Quindi se porto il figlio a scuola in un comune che non rientra nelle limitazioni, questo è possibile. È sempre consentito, ormai ci siamo abituati, il rientro presso domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio dei comuni è consentito nel caso in cui sia necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti alle restrizioni relative agli spostamenti, o comunque in tutti i casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa vigente. La prima novità, oltre a quella che abbiamo visto del divieto di spostamento all'interno dei comuni, è anche il divieto degli spostamenti verso le abitazioni private e quelli dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che erano invece resi possibili dal decreto legge 15 del febbraio 2021. Quindi, a differenza che nelle zone arancioni, dove è possibile spostarsi da comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, no, per 30 km dai confini comunali, in questo caso non è possibile. Vengono sospese anche le attività previste dall'articolo 1,10 lettere F e G del DPCM del 14 gennaio. Quali sono? Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri di benessere, centri termali, ad eccezione di quelle che rientrano nei soliti, anche qua ormai lo conosciamo, livelli essenziali di assistenza, nonché, ancora una volta lo conosciamo, centri culturali, centri sociali e ricreativi. Questi sono sospesi. L'attività di base, anche in questo caso, viene sospesa. Quindi quella che normalmente sarebbe possibile svolta all'aperto, no, ormai siamo abbastanza abituati a questo, quindi attività sportiva di base e motoria svolta all'aperto nei centri e circoli sportivi pubblici e privati, in questo caso viene sospesa anche se svolta nei centri sportivi all'aperto. Sono sospesi inoltre tutti gli eventi e le competizioni organizzati da enti di promozione sportiva.
sono vietati ancora eventi e competizioni sportive che abbiano a che fare con gli sport di contatto e sono sospese le attività sportive dilettantistiche di base, e le scuole e le attività formative di avviamento relative agli sport di contatto e tutte le gare, le competizioni e le attività sportive legate agli sport di contatto, anche se hanno carattere ludico amatoriale. Quindi tutto questo viene sospeso. A livello sportivo, che cosa è consentito? Bene, attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione, ma comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè della mascherina. Quindi, ribadisco, attività motoria, prossimità dell'abitazione, distanza di 1 metro, utilizzo della mascherina. È consentito ancora lo svolgimento di attività sportiva solo all'aperto e in forma individuale. Ritorno all'annosa questione dei limiti del comune o non comune, personalmente ritengo che come era prima si possa uscire anche dal comune, per esempio con la bicicletta, ovviamente partendo e tornando dal comune. Viene ancora come dire, raccomandato per quanto è possibile il telelavoro. Ma vabbè, questo okay, lo sappiamo. Sono sospesi mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei o degli altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, e degli archivi, ma solo, attraverso un sistema di prenotazione e, con il rispetto delle, misure di, ovviamente, di contenimento della pandemia. Ci sono altre indicazioni, prescrizioni riguardo alla scuola che direi che possiamo saltare. Una cosa che ecco, vi segnalo invece è che non potrà essere interrotto l'isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma dovrà proseguire l'isolamento fino all'effettuazione di un test molecolare con risultato positivo. Questa è un'altra novità, perché prima era possibile, dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, interrompere l'isolamento, adesso sarà comunque obbligatorio in questo periodo effettuare, prima di poter riprendere la vita normale, l'effettuazione di un test molecolare con esito, negativo. Abbiamo detto che queste prescrizioni dureranno fino al 14 di marzo. Altro da aggiungere? No, no, un caro saluto a tutti. Ah no, ecco, scusate, che sto rimbambendo, dimenticavo di dirvi quali sono i comuni che rientrano in questa normativa. Allora, 6 del distretto di Cesena della Valle del Savio, quindi Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsine, Verghereto. Poi c'è il distretto del Rubicone, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, il distretto di Faenza con Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, il distretto di Lugo con Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, del distretto di Ravenna, Cervia, Russi e Ravenna, del distretto di Riccione, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Monte Scudo, Monte Colombo, Monte Fiore Conca, Monte Gridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Riccione, San Clemente, San Giovanni Marignano, Saludecio, e infine del distretto di Rimini, Bellaria e Giavarina, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
Poggio, Torriana, Rimini, Santa Agata Feltre, San Leo, Sant'Arcangelo di Romagna, Talavello e Verucchio. Con questo ho davvero finito. Un abbraccio fortissimo ai tanti amici e colleghi che lavorano in quelle zone. Spero di risentirvi presto con migliori notizie. Davvero un abbraccio fortissimo agli amici della Romagna e in bocca al lupo. Il Signore vi benedica.